Grazie. Beh, in effetti sì, è stato tutto scombinato questo incontro, ma per fortuna perché credo che abbiamo messo tutti quanti nella condizione di poter stare rilassati in questa sala che sicuramente non aiuta a creare un clima di reciproco ascolto. E anche il modo con cui Bruna ci ha accolto e ha apparecchiato questa situazione, direi che anche questo ha aiutato, no? Questi sassi colorati che sono qua sopra, insomma, mettono a proprio agio. E quindi questa, come dire, traiettoria che ci lascia una certa libertà e non ci costringe al vincolo di una perfetta, come dire, trattazione rispetto al titolo che è stato assegnato, nel caso specifico a Roberto Grilli, ma con il quale abbiamo condiviso alcune idee di fondo prima di venire qui, mi permettono di anche recuperare alcuni elementi che sono già usciti in questo primo giro di confronto e anche le domande che sono state poste prima. Allora, intanto mi ha colpito questa sorta di quasi, non dico contrapposizione, però ci sono due elementi che si stanno evidenziando. Da un lato elementi che potrei definire come degli assiomi, no? Gli assiomi della serie bisogna funziona bene o funziona male, bisogna valutare, fare partecipazione vera, il convegno visto come luogo per arrivare a qualcosa di concreto, perché altrimenti siamo frustrati, no? Nel momento in cui usciamo da qua e non ci portiamo a casa nulla. Dall'altro invece ci sono le testimonianze che toccano un tono, per dire, del ricordo completamente diverso. La sofferenza, esce fuori l'amore, esce fuori il dolore, cioè escono fuori, come dire, proprio tutti quegli elementi che sono specifici di quell'individuo che sta testimoniando. Allora, questi due elementi, a mio avviso, sono i due elementi che contraddistinguono abbastanza spesso il rapporto che si crea tra istituzioni e, come dire, cittadini o organizzazioni che rappresentano cittadini. Quindi l'istituzione si trova costantemente in questa sorta di, diciamo, movimento, no? In cui da un lato viene chiamata per rispondere, diciamo, sugli aspetti assiomatici della cosa, e dall'altra viene chiamata sull'aspetto del singolo, questa persona che porta testimonianza. Mi ha interessato la, diciamo, premessa fatta da Donati proprio nella sua apertura di discorso, quando dice, guardate, che una volta le istituzioni, appunto, a nessuno veniva in mente di chiedere all'istituzione di rispondere alla testimonianza, no? Però devo dire che nel quadro attuale questo cambiamento, ci sono diversi, come dire, lavori che cominciano a evidenziare come è nell'ordine delle cose che questa duplicità è una duplicità sempre presente. E che questa duplicità non scomparirà, proprio perché non è solo una questione che sia modificato il rapporto con l'istituzione o che l'istituzione di per sé ha avuto tali cambiamenti da. È nell'ordine delle cose che il rapporto in generale con chi ha rappresentato fino a un certo punto l'autorità, che era visto come gerarchicamente protetto, va da sé che può essere il medico, può essere appunto l'istituzione, eccetera, questo non è più. Non è più nel senso che non c'è più uno sguardo verso l'alto
che garantiva questa verticalità, e sgretolandosi questa verticalità, ognuno di noi in qualsiasi momento può dire: cosa stai dicendo? Ti porto la mia testimonianza, che spariglia immediatamente tutti i discorsi e tutti i ragionamenti che eventualmente fino a quel momento sono stati posti. Questo avviene in sanità, avviene nella scuola, in una scuola, come dire, classe, avviene in tutte quelle circostanze dove ci troviamo nelle condizioni di essere appunto in questa polarità. Se così è chiaro che la questione diventa complicata, diventa non facile, ma sicuramente, come è avvenuto qua, è in grado di generare immediatamente una scombinazione, uno scombinamento tale che permette a tutti noi di stare nella situazione in un modo diverso, come dire, accettando ovviamente le condizioni di questo nuovo gioco che si crea. Ecco allora che i termini partecipazione, sviluppo, rete dei servizi, eccetera, non possono che prescindere da alcune puntualizzazioni che passano ovviamente, a mio avviso, da una sorta di, non dico chiarificazione, ma se non altro riflessione sul termine partecipazione. Partecipazione è, nel corso del tempo ha avuto una sua evoluzione e nella opinione di tutti noi, quando diciamo ci vuole partecipazione vera, vuol dire che pensiamo anche che ci siano delle partecipazioni non vere, vuol dire anche che partecipare significa, nell'esperienza di tutti noi, collocarla nella vita quotidiana di tutti noi, e perché no, per un matrimonio, per una festa di compleanno, per un... E questo, guardate che quando si sollecitano le persone a dire, fanno un esempio di partecipazione, se non siamo in un contesto come questo, le persone solitamente dicono matrimonio, partecipo alla partita di calcio, eccetera, eccetera. Allora, questo deve essere ben, presente, proprio per cercare di chiarire e delimitare, almeno in questi contesti, di quale oggetto noi stiamo parlando. Allora, probabilmente, se siamo in questi contesti, l'oggetto di cui noi stiamo parlando è probabilmente una azione che consente di condividere con altri degli obiettivi, delle decisioni, delle attività che hanno di per sé una finalità collettiva, una finalità che è generatrice di appunto soluzioni. Ma anche qui però non dobbiamo accontentarci, perché detta così non può essere che di per sé sia buona o sia cattiva, nel senso che anche quando la collochiamo in questi termini, sicuramente noi a volte facciamo riferimento a delle attività collettive che si strutturano in azioni che a volte possono anche connotarsi di fatto in termini di controllo. Non è un caso, ad esempio, che in diverse di queste attività si fa a sua volta riferimento al fatto che ci siano delle forme organizzate che si qualificano come attività partecipative per controllare un territorio, per controllare che nessuno invada determinati confini, per esercitare un'influenza forte che può trasformarsi appunto in una valutazione, in adesso vengo a vedere che cosa stai facendo, eccetera, eccetera. Credo che, l'auspicio sia muoversi da questa visione di
partecipazione come controllo ha una forma appunto di partecipazione che sia più in un'ottica, come dire, di rapporto con l'altro, di costruzione con l'altro, per riprendere quello che si diceva prima, una attenzione collettiva al bene comune. Allora, in questo caso è chiaro che, come dire, la collocazione di questa azione è una collocazione che noi possiamo anche mettere dentro a un concetto abbastanza ampio, che ormai questo è stato ampiamente, come dire, ripreso in diverse situazioni, in diversi contesti, che è quello dell'empowerment, cioè praticamente l'azione partecipativa è l'azione che si combina con la capacità del soggetto o di gruppi nel padroneggiare gli eventi della propria vita, dei propri contesti. Se così è, allora, e quindi non parlo di partecipazione generale generica, non parlo di partecipazione, come dire, dedicata al controllo, ma colgo il concetto di partecipazione come un processo in cui le persone acquisiscono potere, qualora non avessero, per esercitare appunto una forma di controllo con gli altri, non contro gli altri, delle cose che gli capitano. In questa chiave vado immediatamente a rivedere tutti i discorsi che facciamo anche relativamente al tema della relazione. Allora, in quest'ottica non è che io devo dire, devo dare delle informazioni al paziente, devo dare delle cose, devo dare delle cose. No, perché c'è una reciprocità in cui in questa ottica io considero la persona che mi sta davanti o il gruppo che mi sta davanti capace. Nel libro molto interessante da questo punto di vista di Yunus, Il banchiere dei poveri, quando lui sceglie di andare in Bangladesh e esercitare la sua competenza in economia con i poveri più poveri del Bangladesh, questa sfida la porta e l'ha portata avanti nell'idea che di fronte non aveva dei poveri da educare, perché diceva che se sono sopravvissuti in quelle condizioni per tanto tempo, sono più capaci di me. Allora, questa secondo me è la prospettiva con cui noi dobbiamo posizionarci rispetto a questo tipo di percorso. Se questo è, in un certo senso, va allora, come dire, al suo posto, anche l'altra parte di questo, del titolo di questa relazione, cioè sviluppo per la rete dei servizi. Nel senso che, se questa è la prospettiva con cui mi muovo, allora sviluppo non può prescindere che da percorsi partecipativi, e oggi più che mai, perché per i cenni che ho fatto prima, non possiamo più permetterci di pensare che ognuno di noi sia depositario della verità, ma ci sono tante verità. Non c'è più l'esperto di un sapere, ma ci sono esperti di saperi, in cui anche l'esperienza diretta e quindi anche la testimonianza è importante, e di conseguenza appunto questo sviluppo non è pensabile che possa essere immaginato, proiettato da pochi. Anche perché oggi, più che mai, a mio avviso, per poter tracciare uno sviluppo è necessario ripensare a
quelli che sono gli oggetti di questo sviluppo. Non possiamo immaginare che lo sviluppo sia semplicemente un aggiustamento tecnico a qualcosa che non funziona. Oggi ci manca, come dire, la pregnanza di quello di cui noi stiamo parlando. Quindi non può essere, ci limitiamo a dire, esiste, dobbiamo pensare allo sviluppo dei servizi in rete per il percorso nascita. Oggi dobbiamo parlare della nascita. Non è pensabile che dobbiamo fare uno sviluppo dei servizi in rete per le cure palliative. Dobbiamo parlare in primo luogo del dolore. E così via. Questo per evitare che quelle oscillazioni di cui ho anticipato prima, gli assiomi e le testimonianze, continuino movimenti quasi tellurici che non permettono a nessuno di arrivare alle questioni e quindi, come diceva Bruna prima, di arrivare con soddisfazione alla fine di questo convegno.